Perfetto. Ah. E si ricomincia. Molto simpatica, Molto una persona molto simpatica, persona simpatica. simpatica. Il nostro canale supporta i contenuti originali. Guardate la puntata su Prime Video prima di vedere il nostro video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su 14 Project. Siamo qui con la seconda puntata della nuova serie di 14 Project, nuovissima serie di 14 Project, che è Holly e Benji Forever, che tratta dei mondiali del 2002. Mondiale del 2002, che come tutti ricorderete, scusate, sposto un pochino la camera, come tutti ricorderete, a noi italiani sono andati particolarmente bene. Salutiamo Moreno che ci, sì, che ci segue sempre. Volta. Vabbè, noi lo salutiamo reiteriamo sempre. Reiteriamo gli insulti e i saluti. Esatto, gli auguriamo tanta tanta felicità. Tanta tanta felicità al buon Moreno. Siamo qui con la puntata che si chiama L'arrivo di Roberto si incontra Roberto, una cosa del genere. Sì, c'è Roberto, c'è via. Roberto, c'è Roberto. Quindi ragazzi, non ci resta. Roberto effettivamente gran personaggio. Beh, cazzo. Una volta ci ha regalato delle belle gioie. Che era Briao Marcio a guardare i bambini basta! Che basta! Via! Via! Cioè, lui ha sconfitto l'alcol guardando un tiro di Holly. Esatto. A caso, va bene. Vabbè. Ci piace già. Bene, ragazzi, ecco a voi la seconda puntata. Vediamo che cazzo succede. Arriva, dai. Arriva, non arriva. Eccoci. Oh. Tipo l'host, no? Nell'occhio. L'occhio della madre. Eccolo. È tipo un Pokémon che appare. Luce, Roberto, così. Scelgo te. Sì, comunque è veramente cacà. È cacà, è lui. È cacà. Roberto da giovane era cacà. Vabbè, insomma, vabbè, poteva andare peggio. Cioè, Avello è uno dei pochi di quell'epoca che farebbe super bene anche ora, perché andava a 2000 allora. Sì. La rallenta lei un po' sta scena. Sì, sì. Ma un po' troppo attiva. Ma ho potuto riscontrare un distacco della retina. Aia. Francamente ci vorrà molto tempo perché possa guarire. Non me la sento di garantirle che questo avverrà sicuramente, vista la gravità della sua lesione. Beh. Beh, un giocatore non è importante che ci veda. No. L'incontro con Roberto. Si parte con questa tragedia di Roberto che c'è un distacco della retina e si passa a Holly che palleggia in mezzo al campo. Finalmente possiamo dire che la nostra squadra, la Gnuppi, ha diritto a giocare su questo campo d'ora in avanti. La Gnuppi. Non smetterà mai di farmi ridere. Ma la prossima volta voglio vincere la partita. Ci sto! Vinceremo! No. Vabbè, ho perso 52-1, ma la prossima volta voglio vincere. Sì, sì. Sarà facile. Ma com'è bello, Rubè. Oh. Yeah. Purtroppo è andata così. Andata. Cose che capitano. Prima di venire in Giappone avevo qualche speranza. Ma ora è sicuro che la mia carriera è finita. Ma quanti anni ha Roberto? Ma che ne so, non si sa. Cioè, io quando l'ho visto la prima puntata pensavo 50. Probabilmente no, non ne ha 30. Però. Beh, spatto all'alcol, okay, probabilmente. Può essere. E non sei ancora stanco? Sono ore e ore che stiamo correndo. Non ci posso fare niente, è così. Quando gioco a calcio non riesco a stancarmi. Anche perché sta palleggiando al fermo. Appunto. Il calcio è mio amico. Il pallone da calcio è mio amico. Poeta. Una cosa esistenziale. Oh, la storia di Roberto, finalmente. Quindi questo è un flashback su un flashback. Cioè, Inception, praticamente. Sì. Se muori nel flashback, muori davvero. Fatto con l'animazione delle storie di Gesù. Però. Quelle che danno sul Rai 1. Mio figlio ha sempre pensieri gentili, quanto sei fortunata. Effettivamente sono fortunata, è un ragazzo sensibile, mi ricopre di attenzioni. Trovati una fidanzata, no, eh? No, mister.
Mi è venuta un'idea. Visto che questo pallone è ridotto così male, te ne regalerò uno nuovo per il tuo compleanno. È una volpe, la signora. Furba. Ne anzi due, mamma. Che ci fa con due palloni? Sì. Se riuscirò a superarlo, diventerò un calciatore professionista. Ah, direttamente a 12 anni. Ma sì. Vabbè, l'hai passato il provino. Cioè, detto che giocare nel Brasile. Infatti. Ai ai ai. So che sua mamma non sta molto bene. Mm. Mi potete aiutare a trovare questo indirizzo? Vediamo. Devi chiedere a dei bambini. Allora vuol dire che tu sei Holly. Certo, sono Holly Hutton, signore, molto piacere. Ti ho trovato, questa è del Capitano Hutton. Capitano Ahab? Sì. È una raccomandazione importante. Ho trovato Moby Dick. Roberto è venuto in Giappone per motivi molto personali. Bello. Bello lui. E alloggerà a casa nostra. Ah, ma lui è il babbo di Holly? Sì. Ah. Il Capitano Ahab. Senti là che storia interessante che c'ha Holly. Io sono Roberto Sedigno, molto piacere. Sedigno. E Sedigno. Il tiro che ha fatto dopo la partita di ieri mi ha impressionato. Dove ha imparato a calciare così bene? Beh, io... Attaccante del Brancos. Del Brasile, insomma. Da qualche parte avrebbe... Ho sentito Holly che diceva che il pallone è il suo migliore amico. Sono perfettamente d'accordo. Che ha soldi. Questo è molto importante. Molto importante. Deve essere il vostro migliore amico. Tutti i ragazzi in Brasile fanno così. Non escono mai senza il pallone. Nessuno ha un amico in Brasile perché no. Sono tutti a giocare a pallone. Quando penso a quel giorno mi vengono in mente tristi ricordi. Fu il più brutto della mia vita. Oggi è proprio tutto sulla backstory di Roberto. Che tragedia! Ai ai ai. La tua povera mamma, la tua povera mamma! Incidente in fabbrica che ha fatto? Mi sa di sì. Perché lo stai raccontando dei bambini? Mia madre ebbe un grave incidente in fabbrica e perse la vita. Ecco. Tieni, ragazzo, questo pallone nuovo è per te. Perché questo è da parte di tua madre. Cosa? Ma il tuo regalo di compleanno. Il giorno prima di quel tragico incidente è venuta nel mio negozio e dopo aver scelto con cura mi ha dato metà del prezzo del pallone come anticipo. Porrello. Quanto costa sto pallone? Davvero? Vorrei che mi promettessi una cosa. Quando un giorno giocherai in nazionale, uno dei tanti gol che segnerai dovrai dedicarlo al sottoscritto. Beh, dai, ci sta. Senza che me ne rendessi conto, il calcio divenne la mia vita, la mia unica passione. È per questo che sono d'accordo con Holly. Il pallone deve essere il vostro migliore amico. Sì, ora non è che tutti hanno una storia tragica come la tua. Ma certo, anch'io. Ma sì, anch'io. 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 Sì, anch'io. Sì, fa la storia. Oh. Oh, vai. Via le mutande. Signora Roberto. Ok. Oh. Ok. Il buono, il brutto e il cattivo è diventato. Infatti era un'altra maestria in porta. A porta vola. A porta vola. Per insegnare ai bambini come si gioca a pallone. Magari con un urlo per caricarsi. Prima tipo... Ah! Ronaldinho. Tutto con la camicia e il pantalone lungo. Tanto ha tirato la maestra di destra e ha fatto la rovesciata di sinistra. Gol! Ah! Questi urli. Alla uomo tigre. Ah! Yeah. Chissà se riuscirò mai a farlo. Basta tarsi il pallone. Vi garantisco che anche voi un giorno riuscirete a fare tutto questo. La cosa più semplice del mondo, tirare una scignata sulla traversa e poi fare la rovesciata sulla respinta. È la prima lezione. Sì. Per iniziare a giocare a pallone fare questo. Come il campo rock dei Simpson. Prima lezione suonare la chitarra coi denti.
Ciao mamma, indovina un po', ti ho portato un ospite. Ah sì? Ecco. Che culo, che culo. Piacere, Roberto Sedigno. Pensa, io l'ho conosciuto solamente oggi al campo di calcio. Questa è la lettera che ci manda papà. Ma non mi dire, viene da lontano Brasile. Cioè, suo padre è di Brasile a farsi i cazzi suoi su una nave e gli manda uno a casa a loro. Sì, mantenete. Bello. Ma si figuri, è soltanto un piacere. Gli amici di mio marito sono i miei. Consideri questa casa come sua. Ah, vabbè. Ma... Già, non mi farò sfuggire questa occasione. Lui sarà l'allenatore della nostra squadra, mamma. Ah, ma che bella notizia. Sarà il nostro allenatore, non è vero, Roberto? Ah, l'ha dato per scontato e poi dopo glielo chiede. Ci sta. Vorrei tanto essere qui per questo motivo. Sono venuto in Giappone perché ero profondamente depresso. E quindi vengo in Giappone così. È chiaro. Il capitano Hatton mi ha consigliato un ospedale in Giappone. Ah, ecco. Ma loro... sembrano felici e non voglio che si preoccupino per me. Per un po' non dirò nulla. Un giorno forse conosceranno la verità. Sono un uomo misterioso. Ti conoscono da mezza giornata, non è che ti conoscano da 20 anni che gli devi dire. Potrebbero preoccuparsi. Lui a 10 anni fa palestra in casa. Sì, appunto. Come tutti i bambini ordinari, classico. Ma lui non si cambia mai, è sempre con la... Ma stanno tutti con la maglia del... Ci hanno giocato per tutto il pomeriggio, saranno sudati marci, sotto l'acqua peraltro, ma sì. Lo invidio, sì. Pensa, se anche io avessi 8 tentacoli come il polpo, forse sarebbe l'unico modo per riuscire a giocare a pallone come Ollie e Roberto. Sbrigati a mangiare quella roba e andiamo ad allenarci, forza! Cosa? Ma non vedi che sta piovendo a dirotto? Il campo deve essere allentato. Deve essere allentato? Allentato. Ho una bella novità da farvi vedere. Ta-da! Bella. Wow. Eh? L'ho cucita con le mie mani, sapete? Senti, mi sbaglio, c'è soltanto il nome di Ollie? Sì, ti crea qualche problema? Vabbè. Beh, no, vabbè. No, vabbè, la squadra è appena arrivato lui, però... Beh, bel campetto. Sembra il campo dove giocavo io quando ero piccino. Di terra. Appena c'era 2 gocce d'acqua diventa... Dove eri? Dove giocavi? Il Vianova. Ah, il Vianova. Sì. Che ora hanno il campo tutto in sintetico, stupendo. 20 anni fa era un po' diverso. Subito? No, allora sei una sbercia, sì. Niente, non potrei mai giocare. Se non riesci a fare una cosa semplicissima come sbattere il pallone sulla traversa e poi ributtarlo in porta in rovesciata. Capito. Tanto becca sempre attraverso, come cazzo? Sì, detto, è Ronaldinho lui. Prossimo allenamento è colpo di testa da centrocampo. Se non affidi all'incrocio, niente, non giochi. Adesso palesemente giocano col super tele. Ma anche il rumore, pum, sente proprio la camera d'aria, pum. Che vota. Ce l'ha fatta. I miei complimenti, Oliver Hatton, ci sei riuscito. Ah, sì. Non credevo che fossi qui. Beh, ero lì nel mezzo con un bello in mano. Ho fatto un vedello. Non c'è nessuno nel campo. E poi chi è che ha la retina spaccata di dove? È a 2 metri l'ombrello. È vero. Vediamo buono. Bene, non farai il difensore. Ma neanche il portiere, direi. Se tu sei d'accordo, voglio approfittare della tua permanenza qui per migliorare al massimo la mia tecnica. Ti va, Roberto? Ti prego. Dai, Roberto. Certo, ti aiuterò. Certo, non ho altro da fare. Cazzo deve fare tanto. Mi allenerò duramente. Oh. Ci metterò tutto me stesso. Ha smesso di piovere. Che ne dici? Vogliamo riprovare?
Carissimo mister. No, no, mister. Mi ha visitato uno specialista. La diagnosi è sempre la stessa. Parziale distacco genetico. Mi trovo costretto ad abbandonare il calcio professionistico. Mi sto dicendo all'allenatore della sua squadra. Voglio provare a insegnare quello che so a dei giovani volenterosi. Chissà che questa nuova avventura non mi dia la forza di andare avanti. Dai, Roberto. Perché lo gli fai fare sempre? Perché è un tiro che utilizzerai spesso in campo. Ha rovesciato la fuori area dopo aver preso la traversa. La mossa finale proprio. Finita? Direi di sì. Benji! Beh, molto bella la storia del povero Roberto, della mamma di Roberto, che insomma... Ci dispiace molto per la mamma di Roberto. Sì, poi gli ha regalato anche il pallone, mezzo regalato il pallone. Sì, poi insomma si è messo la mano sulla coscienza il negoziante, ha detto vai via, quell'altro mezzo pallone te lo regalo io. Dai, via. Dio mono. Via, Però Dedicamon, chissà se gli ha dedicato il gol. Penso di sì. Insomma, dai. Dio mono, gli ha regalato mezzo pallone. Vabbè, mi sa che anche la terza puntata sarà un flashback. Chissà quando arriveranno i... Non lo so, io l'aspetto un po' a gloria in questo momento perché... Bella è la storia di Roberto, però insomma... Possiamo anche dire che c'è stata la storia di Roberto in questa puntata che l'abbiamo fatta. E la storia di Roberto la sappiamo ora. Poi non è successo altro. Niente, è un flashback di Roberto. Esatto. Flashback di Roberto, vabbè. La terza puntata sarà ancora con i bambini, vedo, ancora speriamo bambini, che prima o poi... Secondo me ce ne sarà qualcuno con bambini. Anche secondo me. Poi dopo magari una decina, poi dopo si passa alla parte adulta. Sì, spero di sì. Perché se noi vogliamo vedere... Se non guardo quelle vecchie appunto, serie, noi vogliamo vedere i mondiali del 2002. Vogliamo vedere. Oliver che si prepara con i Brancos per i mondiali. Esatto, quello vogliamo vedere noi. Se no, ci frega. E lo aspetteremo a gloria, ovviamente. Sì. Bene ragazzi... Direi che per oggi è tutto. Vi ringraziamo, vi salutiamo e ci vediamo sempre qua al prossimo video. Ciao a tutti. Beh, basta. Può bastare. Può bastare.